Bentrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo insieme, come di consueto, le curiosità di questa puntata. Nel 1964 nacque il fumetto di Mafalda. Una bambina di 6 anni dalla chioma ribelle e fiocchetto in testa, tutta presa da grandi interrogativi esistenziali sull'umanità e sui destini del mondo. Sulla rivista Primera Plana si presenta così Mafalda, la protagonista dell'omonima striscia a fumetti creata da un disegnatore argentino. La sua ansia di cambiare il mondo la fece diventare in poco tempo un'icona per le giovani generazioni, conquistando fan illustri. In Sud America, in particolare in Argentina, è considerata un'eroina, al punto che, caso unico tra i protagonisti di fumetti, le è stata addirittura intitolata una piazza nella capitale Buenos Aires. Un po' di esperienza spesso è in grado di mettere in discussione molta teoria. Samuel Parks. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire la tipoteca di Cornuda. Il museo accoglie i visitatori in uno spazio di 3.000 metri quadrati. Questo luogo racconta la nascita e l'evoluzione di un mestiere d'arte, la stampa a caratteri mobili, che per 500 anni ha rivoluzionato la comunicazione e la cultura dell'uomo. La visita si snoda nei due edifici principali, la chiesa e la foresteria dell'ex canapificio, con un excursus degli strumenti utilizzati nei 5 secoli di storia della stampa a caratteri mobili, da Gutenberg fino agli anni 70 del Novecento. Una passerella collega i due edifici e accompagna il pubblico nell'archivio caratteri e macchine da stampa. Il selone più rappresentativo, potremmo dire, che custodisce il nucleo più importante delle collezioni, le pareti archivio con i caratteri di piombo e di legno. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci alla prossima puntata.